Vi siete mai chiesti come Crona, che partendo da zero, sia riuscita a creare tutto questo? Ad avere due uffici a Milano, decine di dipendenti e collaboratori. A lavorare per la Liga, per le squadre di Serie A. Ad essere un punto di riferimento per il giornalismo sportivo. Bene, se la risposta è sì, quest'anno avete la possibilità di scoprirlo, perché stiamo dando vita alla nostra prima Academy. Si tratta di un workshop per formare una nuova generazione di professionisti, capaci di accompagnare l'informazione dai media tradizionali verso il digitale. L'Academy è rivolta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni. Si svolgerà dal 12 al 17 settembre 2022 a Milano, presso la nostra sede di Via Morimondo 26. Non vi daremo nessuna ricetta magica, ma vi spiegheremo come si fa giornalismo nel 2022, come si costruisce un brand, come si sviluppano i rapporti commerciali e come nasce un video. Vi presenteremo i migliori professionisti che condivideranno la loro esperienza diretta nel settore. E alla fine del workshop, tre persone entreranno a lavorare con noi tramite uno stage retribuito. Per tutte le informazioni, visitate il sito www.cronacheacademy.it. Trovate il link in descrizione. C'era una volta il Milan. Nel marzo 1986, poche settimane dopo aver acquistato il Milan, Silvio Berlusconi commissiona un'indagine di mercato, diremmo oggi, per profilare il milanista medio e capire i suoi gusti, le sue attrazioni, tutto ciò che può avvicinare la nuova società al tifoso medio. Risultati sconcertanti. Viene fuori che il punto di riferimento culturale dei tifosi Casciavite è un tipo di personaggio famoso un po' bonaccione, pantofolaio, un po' sovrappeso, insomma Renato Pozzetto, grande milanista. Al massimo qualcuno si spinge fino a Dustin Hoffman, però personaggi oggettivamente un po' sfigati, diremmo oggi, e questo fa trasalire il cavaliere, che deve a questo punto ricostruire l'intero immaginario collettivo milanista, e ci vorrà tempo e ci vorranno tanti soldi. Facciamo un fast forward di oltre 30 anni, addirittura 36 anni, per arrivare oggi allo scudetto numero 19 del Milan, che è un altro ritorno dall'inferno, un altro lungo corridoio buio alla fine del quale una luce abbagliante. 10 cartoline dallo scudetto, per uno scudetto incredibile, il più bello di almeno tre generazioni di milanisti, festeggiato a Reggio Emilia lo scorso 22 maggio. Cartolino numero 1, 7 ottobre 2019, il Milan esonera Marco Giampaolo e deve scegliere il nuovo sostituto. È già fallito il progetto post-Gattuso portato avanti da Paolo Maldini e Zvone Boban. Bisogna radere al suolo il progetto tattico molto incerto dell'allenatore abruzzese e cambiare completamente cavallo. Il favorito è uno, è Luciano Spalletti, ancora legato all'Inter da un contratto di 2 anni con ricca buonuscita, a cui Spalletti non vorrebbe rinunciare a cuor leggero. Neanche l'Inter è molto felice di voler dare Spalletti alla rivale cittadina, perciò la chance, la pista Spalletti si arena, e allora prende quota Stefano Pioli, che in quelle ore è conteso dall'ultima e dalla penultima del campionato, il Genoa e la Sampdoria. Preziosio Ferrero, dubbio amletico che tormenta il pomeriggio dell'allenatore di Parma, che dopo l'esperienza conclusa in maniera piuttosto traumatica a Firenze con le dimissioni è ancora senza squadra. La scelta cade su Pioli e nel giro di poche ore sui social milanisti è tutto un Pioli out, hashtag categorico, nemmeno una partita ed è già indesiderato il tecnico, che diciamo è colpito da una nomea non particolarmente brillante di uomo normale, normalizzatore come lo chiamavano già all'Inter, e lui poco fa anche a livello di indole e di carattere per discostarsi da questa immagine. Ma dicono i milanisti più diciamo approfonditi, non è tanto Pioli il problema, ma è l'immagine che la nuova società di proprietà del fondo Elliott trasmette all'esterno. Così con gente come Pioli non arriveremo mai a competere a livello di Inter o Juventus. L'Inter ha appena preso Antonio Conte, la Juventus ha vinto 8-9 scudetti di fila, persino il Napoli e la Roma ci sono superiori di decine di punti. Dove possiamo andare con gente come Pioli e a cascata come Gazzidis, come Maldini, come Boban, come questa gente, questa dirigenza ancora una volta sceglie la via del risparmio e non della spesa alla Berlusconi anni 80. Non inizia col piede giusto Stefano Pioli, la prima partita finisce 2-2, Milan-Lecce con pareggio leccese al 90esimo. Sembra la réclame della sfiga, per tornare a concetti degli anni 80, invece non abbiamo capito niente.
22 dicembre 2019, il punto più basso del decennio più buio della storia rossonera del dopoguerra. Gli anni 10 che vanno dallo scudetto di Allegri 2011, ma poi con tutta una serie di mortificazioni che passano per esempio dalle gestioni un po' discutibili di Seedorf, di Brocchi, di Pippo Inzaghi, di Mihajlovic, di Montella, il quale ha vinto un solo trofeo, la Supercoppa italiana, molto episodica nel 2016, poi ancora buio, un quinto posto nel giugno 2019 che è stato cancellato dall'UEFA per motivi di fair play finanziario, adesso il punto più basso, l'abisso. Atalanta-Milan 5-0, i saltelli di Giampiero Gasperini ai cori della curva atalantina, è una disfatta vera e propria, il punto più basso di questa gestione che è nata da meno di 2 anni e soprattutto è un clamoroso scollamento tra la base, i tifosi del Milan e il gruppo, perché succede qualcosa di strano, interessante e anche di simbolico, potremmo dire, quando la sera stessa, nonostante una sconfitta umiliante a Bergamo, era il lunch match 12:30, Davide Calabria non ha nessun problema a festeggiare il suo compleanno in ritardo di qualche settimana con amici, parenti e fidanzate. Proprio la sua fidanzata pubblica su Instagram alcuni video della festa di compleanno che fanno imbufalire i tifosi del Milan. Ma come, abbiamo perso 5-0 stamattina e tu adesso sei a festeggiare e bere vino con i tuoi amici? Dovresti stare in castigo a casa tua a piangere, a pensare a quello che avete fatto. Invece no, il tifoso del Milan nei momenti più bui, più cupi, come tutte le tifoserie, non capisce, non pensa fino in fondo che questi siano giocatori normali che fino a un certo punto possono caricarsi sulle spalle tutto il peso della storia e della crisi rossonera. Vorrebbero però vedere altro. E forse è questo il motivo e questa è la chiave che spinge Paolo Maldini e Zorro Boban ad andare a bussare ripetutamente alla porta di Gazzidis per costringerlo e convincerlo a portare a casa il totem, il guru Zlatan Ibrahimovic, che ha detto no, meglio, ha visto chiudersi la porta del Napoli qualche settimana prima dopo il cambio di allenatore. Non c'è più Ancelotti, che l'avrebbe voluto e aveva quasi convinto De Laurentiis a portarlo a Napoli, ma c'è Rino Gattuso che ha altre idee. Allora Ibrahimovic si fa convincere da Mino Raiola a tornare dove è stato felice, dove ha vinto lo scudetto del 2011, ed è dunque un grande ritorno al passato, pensano tutti, perché insomma da un quasi quarantenne cosa vuoi aspettarti? Il Milan è decimo in classifica, una squadra staccata di oltre 20 punti dal primo posto. Cosa può dare un giocatore che è andato in America, nell'MLS, a svernare dopo un grave infortunio al ginocchio? Il mercato invernale non porta solo Zlatan, porta anche Simon Kjær l'ultimo giorno, anch'esso un trasferimento quasi in clandestinità, mentre l'altra parte di Milano prende un altro grande danese, lui sì un giocatore davvero importante, Christian Eriksen dal Tottenham, e poi un belga sconosciuto e anche impronunciabile, Alexis Salmakers, gioca nell'Anderlecht. Francamente non si sa molto di lui fuorché il ruolo esterno destro con vaghe vocazioni offensive. Vanno via in tanti, vanno via Reina, Caldara, Riccardo Rodriguez, Borini, Piontek e Suso, il giocatore che più di altri aveva incarnato la stasi del Milan in questi 2 anni, un giocatore tecnicamente indiscutibile, delizioso col sinistro, ma tatticamente molto rigido, che impedisce al Milan di sviluppare un gioco più vario, più imprevedibile, più arieggiato. E la prima vittima, se vogliamo in diretta, di Ibrahimovic è proprio lo spagnolo. Giocheranno insieme meno di un'ora nell'esordio, nel secondo esordio di Ibrahimovic col Milan il 6 gennaio contro la Sampdoria. Suso verrà travolto dagli immancabili fischi di San Siro che si rincorrono ormai da mesi e qualche giorno dopo andrà al Siviglia, inizia una nuova storia. Nuova storia che però rischia di finire quasi subito, perché Ralf Rangnick, il convitato di pietra in questo Milan che non si capisce bene dove voglia andare, la classifica è modesta, si galleggia tra il 6° e l'8° posto, perde un derby in maniera mortificante, il Milan in vantaggio 2-0, si fa rimontare in meno di mezz'ora e perde 4-2, Lukaku is the new king of the town, l'Inter di Conte sì è una squadra che mette paura e naviga ad altezza scudetto, non come il Milan di Pioli che d'altra parte in carriera non ha mai fatto granché, che al massimo un terzo posto con la Lazio nel 2015. Però arriva il Covid, arriva il lockdown, arrivano nuove valutazioni, nuovi pensieri, nuovi ripensamenti. Va via Boban in rotta con la società dopo un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha sparato a zero contro Gazzidis. Resiste Paolo Maldini sotto traccia, ma lavora nell'ombra per far sì che naufraghi il progetto Rangnick, che sembra cosa già fatta, tant'è che addirittura un giorno di primavera la Gazzetta dello Sport dice che il Milan non solo ha già preso Rangnick, ma Rangnick ha già preso accordi con Julian Nagelsmann, allenatore giovanissimo dell'Ipsia, per portarlo al Milan nell'estate 2020. Beh, tutto questo viene però spazzato la sera
sera del 21 luglio 2020 in Reggio Emilia, e non è casuale la coincidenza, stadio vuoto perché si gioca ancora negli stadi vuoti a causa del Covid, il Milan vince 2-1 contro il Sassuolo, doppietta di Ibrahimovic, ma l'attualità del campo viene spazzata via dal comunicato ufficiale che compare a fine partita alle 23:46, in cui il Milan rinnova il contratto a sorpresa a Stefano Pioli e non pronuncia mai nelle circa 40 righe di comunicato la parola Rangnick. Non è mai esistita quella parola, quel nome non è mai esistito. Si va avanti con Pioli e a caldo in molti non capiscono la scelta, in pochi comprendono il motivo per cui il Milan abbia abbandonato una pista sicuramente ambiziosa ma faticosa come quella della rivoluzione tecnica promessa e proposta da Rangnick per l'usato sicuro, il normalizzatore, il mediocre Pioli, che più del sesto posto non andrà nonostante un grande filotto post lockdown che a sorpresa rilancia il Milan come squadra sorpresa del torneo, ma si sa, con gli stadi vuoti è più facile giocare. Il 13 giugno 2020, intermezzo, il Milan compra un giocatore sconosciuto letteralmente, a zero presenze da professionista. Quando il Lione ha capito che non avrebbe rinnovato il contratto e sarebbe andato al Milan, non gli ha più fatto fare nemmeno una panchina. Si chiama Pier Kalulu e Gianluca Di Marzio, il più importante giornalista sportivo di calciomercato italiano, quando pubblica la notizia sui social per informare i tifosi del Milan, è costretto a cerchiare di rosso Kalulu in una foto di gruppo, perché altrimenti nessuno lo riconoscerebbe, nessuno sa che faccia abbia questo giocatore. Ma come si può tornare grandi con acquisti a costo zero che non hanno nemmeno una presenza da professionisti? E questa è una delle domande che raffreddano l'estate rossonera 2020. Un anno dopo, 24 maggio 2021, il giorno prima, il Milan ha centrato l'obiettivo, è tornato in Champions League dopo 8 anni, vincendo 2-0 a Bergamo, doppietta di Frank Essie, e finalmente dopo 8 anni il Milan può concludere col sorriso una stagione. Una sera dopo, 24 ore dopo, arriva a Linate Mike Maignan, il nuovo portiere. Che cosa vuol dire questo? Che il vecchio portiere Gianluigi Donnarumma ha ingaggiato una estenuante trattativa col Milan per tutta la stagione. Rinnovo sì, rinnovo no, rischia di andare via zero, 8 milioni, 10 milioni, le commissioni, tira e molla infinito, non tanto con Donnarumma ma con Mino Raiola, e il Milan, tirato per il collo da questa estenuante, lunga e soprattutto infruttuosa trattativa che sta girando a vuoto, decide di forzare la mano e fa praticamente metaforicamente trovare le valigie fuori dalla porta a Donnarumma, che si accaserà di lì a qualche settimana al Paris Saint-Germain dopo un europeo vinto al miglior giocatore del torneo. Ma il futuro è Maignan, arriva da Lille, ha vinto il campionato a sorpresa con la miglior difesa contro proprio il Paris Saint-Germain, un portiere che è già nelle gerarchie della nazionale francese ma è poco conosciuto in Italia, perché in Italia la Ligue 1 forse non è così popolare, eppure è lui che viene identificato dalla nuova proprietà, da Paolo Maldini e da Frederic Massara, che nel frattempo ha sostituito Zoro Boban come spalla del grande ex capitano del Milan. È lui il nuovo portiere, il nuovo numero uno, l'Aquila. Una eredità pesantissima, e tutti giurano, scrivono, dicono, pensano, non potrà che guadagnarci il Milan, benché vada, potrà quantomeno limitare i danni della perdita di un giocatore così importante. Non è l'unico che va via a parametro zero, salta da una sponda all'altra del Naviglio anche a Calhanoglu, che salta dal Milan all'Inter a parametro zero, sostituendo nella rosa di Simone Inzaghi Eriksen, che purtroppo ha avuto un brutto incidente durante l'europeo. Due titolari via a costo zero, uno sostituito con un portiere francese, l'altro nemmeno sostituito perché Brahim Diaz era già in rosa. Dove vuole arrivare questo Milan, che poteva fare il salto di qualità ora che l'Inter ha perso Conte, ha perso Lukaku, ha perso Kimi, e invece ancora una volta la proprietà decide di badare alle tasche, al portafogli e non alle ambizioni tifosi. Con questi dirigenti pensano tutti in coro: non vinceremo mai. Però il metodo Raffaella Carrà potrebbe funzionare, come diceva Raffaella Carrà: e se ti lascia, lo sai che si fa, trovi un altro più bello, che problemi non ha. Maignan non ha nessun problema, anzi è un grande portiere, ma si fa male allo scafoide in ottobre e sta fuori un mese e mezzo, e al suo posto in porta deve andarci la riserva, il portiere rumeno Ciprian Tatarusanu. E questo discorso, che entrambe le squadre milanesi hanno un secondo portiere rumeno, tornerà
nel corso di questa storia breve, fatta di capitoletti brevi ma decisivi, ognuno allo stesso modo, anche se in modo diverso. Il derby di andata, 7 novembre 2021, 1-1, vantaggio di Çalhanoğlu su rigore sotto la sud, autopareggio di De Vrij sotto la nord. Poi altro rigore per l'Inter, tira non più Çalhanoğlu ma Lautaro Martinez, e Tatarusano decide di diventare eroe per una notte, un eroe per caso, uno di quei unsung heroes della tradizione del calcio inglese che anche a Milano certe volte possono diventare simboli. Un portiere del Milan, non paravo rigore dell'81-82, si chiamava Ottorino Piotti, non è un portiere passato alla storia in maniera positiva, era il portiere della retrocessione in B del Milan in quella stagione. Tatarusano para un rigore a Lautaro e quasi non esulta nemmeno, perché insomma è un portiere che non ama molto il palcoscenico a differenza del titolare. E comunque 1-1, il derby non viene perso, il Milan mantiene 7 punti di distacco dall'Inter, che però da quel momento in avanti cambierà completamente il ritmo e le vincerà tutte, e a dicembre, a Natale, sembra davvero fatta per il secondo scudetto consecutivo, la seconda stella, il 20° titolo di un Inter che decisamente viaggia molto meglio. Il Milan che decide di non fare nemmeno mercato, nonostante si faccia male Chiesa a Genova dopo 2 minuti, stagione finita, rottura del crociato, il Milan decide dopo lunghe settimane di riflessione di non intervenire nemmeno con una riserva. Chi giocherà al posto di Chiesa? Romagnoli sta scivolando fuori delle gerarchie di Pioli, c'è Tomori, va bene, ma l'altro chi è? È Kalulu, perché no? Gennaio 2022, Milan Spezia 1-2, l'ultima sconfitta del Milan in campionato, una sconfitta memorabile per tanti motivi, perché il Milan domina il primo tempo, lo vince soltanto per 1-0, gol di Rafa Leao, si addormenta nel secondo tempo, subisce il pareggio, cerca confusamente di riportarsi in vantaggio, assedia anche in maniera un po' caotica la metà campo spezzina. Negli ultimi 20 minuti fa gol l'arbitro Marco Serra, sezione di Torino, fischia. Non si può nemmeno parlare di annullamento, il fischio è arrivato prima del tiro all'incrocio di Messias. E qual è la sorpresa dei giocatori del Milan quando cercano di avvicinarsi all'arbitro per protestare, ma lui li anticipa come chiedendo scusa? C'è Rebic con una scena rimasta famosa, perché Rebic non è certo famoso per il suo affetto verso gli esseri umani, che prende tra le mani la testa di Serra, a quel punto potrebbe finire in qualsiasi modo. Questa scena invece sembra quasi abbracciarlo, sembra quasi capirlo, comprenderlo. Passano 2 minuti, il Milan completamente in tilt, subisce il 2-1 dello Spezia di Jasi e perde in maniera incredibile, una partita incommentabile. Succede qualcosa di strano nell'immediato post partita, quando tutti i giocatori vanno a fare il classico assalto a Serra, e Serra ancora una volta li previene quasi in lacrime e chiede scusa. Non arbitrerà mai più in Serie A, almeno in questa stagione, l'arbitro torinese, forse anche per questo motivo, per essersi mostrato debole, per aver esibito le proprie colpe invece di tenere il punto, di rimanere inflessibile come altri arbitri con maggior polso e carisma avrebbero fatto in quel momento. Ma il Milan si compatta, non fa di Milan Spezia un alibi, quantomeno non lo fa all'esterno, a livello mediatico. Ci saranno più proteste un mese dopo contro l'Udinese, quando i friulani pareggeranno con un presunto gol di mano di Udogie. Allora arriverà Paolo Maldini davanti alla telecamera a chiedere che a San Siro arrivino arbitri con almeno una quarantina di presenze in Serie A, non come questo Marchetti che, come Serra, era un arbitro giovane mandato ad arbitrare partite del Milan, si suppone, di secondo piano. Milan Spezia diventa la gara spartiacque intanto perché è l'ultima sconfitta del Milan, ma perché quella dopo c'è Milan Juventus, quella dopo ancora c'è Inter Milan, il momento chiave del girone di ritorno del campionato. Se il Milan si staccherà adesso, perché perderà o comunque non vincerà i 2 scontri diretti, e allora rischierà addirittura di non andare in Champions League, perché la Juve si sta rafforzando, ha preso Vlahovic, il capocannoniere, il Napoli non perde colpi, l'Inter è più forte, l'Atalanta è sempre l'Atalanta, il girone di ritorno accelera e fa il vuoto. Il Milan rischia davvero di arrivare quinto, si chiedono i tifosi? Non abbiamo fatto mercato, abbiamo comprato Marko Lazetić, 2004, campionato serbo, francamente inutile, e infatti non giocherà mai in campionato. Come possiamo pensare di tenere botta contro le big anche per arrivare alle prime 4 con un centrocampo in cui Franchesi si capisce già che andrà via perché non rinnoverà il contratto, come Devanum e Çalhanoğlu, dove Ibrahimovic di nuovo infortunato, Giroud a 35 anni, come possiamo noi durare fino in fondo, almeno per arrivare in Champions? Sono i cattivi pensieri che albergano le teste di tutti i tifosi del Milan in quella fine gennaio in cui arrivano 0-0 con la Juve, bruttino, poco spettacolare ma utile per tenere a distanza i bianconeri, e poi tutti con la testa sotto la sabbia perché tra 2 settimane dopo la sosta c'è il derby.
5 febbraio 2022, 26 vittorie del Milan in questo campionato. Questa è la più inspiegabile, è la più difficile da comprendere, perché l'Inter domina il primo tempo, domina sulla fascia destra, dove il Milan teoricamente sarebbe fortissimo, avendo sulla sua sinistra Theo Hernandez e Leao, ma l'Inter con Dumfries asfalta letteralmente il francese. Leao è ingabbiato e raddoppiato costantemente. Dall'altra parte Perisic, come al solito, gioca un derby pazzesco e da solo tiene in scacco insieme Calabria e Salemakers, che poi verrà sostituito da Junior Messias nel secondo tempo. L'Inter è padrona del campo, nel secondo tempo non attacca per raddoppiare ma controlla, non c'è la sensazione che il Milan possa reagire in qualche modo. Poi al minuto 58 c'è il cambio che cambia la stagione del Milan. Ci vuole coraggio da parte di Pioli per tirar fuori un giocatore che chiaramente è il peggiore in campo, però è pur sempre Frank Sì, il presidente, il vice capitano dello spogliatoio. Non è facile sottoporlo di fatto a una bocciatura plateale, però è stato davvero pessima la sua partita, con Sandro Tonali che da solo ha cercato di reggere l'urto di Brozovic e Çalhanoğlu, i due migliori in campo dell'Inter insieme a Perisic, e non ci è riuscito troppe volte. Entra Brahim Diaz, giocatore in chiaro declino, in chiara flessione, ha fatto una grande prima parte di stagione, poi i campi pesanti, la stanchezza, anche un po' di infortuni l'hanno appesantito di fatto, un giocatore quasi irrilevante ormai da diverse giornate. Eppure in 20 minuti Diaz gioca la miglior porzione di gara della sua stagione. Entra in tutte le azioni, ribalta completamente il senso del derby. Il Milan comunque non tira mai in porta, ma poi arrivano altri due cambi, stavolta dell'Inter, che spostano ulteriormente l'equilibrio dalla parte dei rossoneri. Esce per un crampo che forse poteva anche essere sopportabile Ivan Perisic, il migliore in campo, e Inzaghi lo sostituisce con Federico Di Marco. Non proprio la stessa cosa. Dopo due minuti, classico cambio di Inzaghi, toglie Çalhanoğlu appena ammonito e mette Arturo Vidal, perché non vuole che la sua squadra rimanga in 10. Passano due minuti e pareggia Olivier Giroud con un lampo di Diaz, una palla che rotola vaga nella piccola area dell'Inter finché arriva la zampata di Olivier, il numero 9. La maledizione dei numeri 9 è stato uno dei tormentoni del Milan in questo decennio. Sono solo giocatori o scarsi o bolliti, non c'era nessuna maledizione. Questo si viene a capire finalmente quando Giroud, dopo decenni di attaccanti mediocri di cui non faccio il nome ma che potete andare a controllare nella casistica, nella cronistoria dei numeri 9 del Milan, decide che è un campione del mondo con 7 partite su 7 da titolare, anche se in realtà non ha mai segnato al Mondiale di Russia 2018. Giroud, un campione del mondo come Giroud, non è come gli altri che hanno indossato quella maglia. E dopo 3 minuti ci tiene a sottolinearlo anche con un esercizio di smarcatura mirabile ai danni di De Vrij, un gol bellissimo che segna anche la differenza tra i due portieri, perché se Maignan è ancora una volta tra i migliori, decisivo nel primo tempo per ipotizzare Dumfries, dall'altra parte Samir Handanovic non è assolutamente un punto di forza di quest'Inter, che pure sembra più forte. Al 60esimo era potenzialmente a più 10 sul Milan, più 7 è una partita in meno, una partita a Bologna da recuperare chissà quando, adesso però è a più 1 e questo cambia. Sono passati 2 mesi e mezzo da quel derby, il Milan ha sorpassato l'Inter, ne è stata risorpassata, l'Inter deve ancora recuperare la partita di Bologna, però è davanti, potenzialmente davanti, quando alla quintultima giornata il calendario dice Inter, Roma e Lazio Milan, sembrano gli ultimi due scontri diretti decisivi. Se devono perdere punti, le due squadre li perderanno adesso contro due squadre che occupano la quinta, sesta posizione in classifica, poi le partite saranno un po' più facili. L'Inter vince contro la Roma 3-1, una grande partita, una grandissima Inter, un primo tempo davvero devastante, vinto con merito. La domenica sera tocca al Milan a rispondere, anzi servire per rimanere in partita come si fa nel tennis. Il Milan va sotto a Roma, pareggia con Giroud, domina il secondo tempo ma non riesce a segnare, finché i cambi di Pioli, ancora una volta come nel derby, fanno la differenza. Un cambio è scontato eppure fa discutere, perché Giroud sta giocando bene, perché toglierlo a metà ripresa per mettere Zlatan Ibrahimovic, a 40 anni, quasi 40 anni e mezzo, un giocatore vecchio che non sta in piedi, non regge più di 20 minuti per partita, perché? Perché togliere Leao e mettere Salemakers? Perché mettere Ante Rebic, che non è azzeccata una nel girone di ritorno? La stagione di Rebic, un giocatore su cui Milan faceva molto affidamento in campionato, ha sempre fatto grandi gironi di ritorno nelle sue 2 stagioni precedenti, ma quest'anno si fa male spesso, un giorno la caviglia, un giorno un infortunio muscolare, a volte pare che siano anche infortuni diplomatici. Pioli non lo ama tantissimo, eppure ha bisogno anche di lui al 90esimo di Lazio-Milan, quando
proprio Rebic avvia l'azione della vittoria andando a pressare Marusic. Ibrahimovic si sposta e copre la linea di passaggio verso Strakosha. Marusic non sa che fare, perde palla, la recupera il Milan, palla in mezzo, errore di Acerbi, sponda di Ibra che in quel momento mette a segno l'assist più vecchio della storia della Serie A, un record tolto a Francesco Totti, gol di Sandro Tonali. 2-1, delirio all'Olimpico nel settore ospiti, anche se il Milan è ancora dietro. Perché tutta questa esultanza? Il Milan è ancora soltanto secondo in questo momento, dando per scontati i 3 punti a Bologna dell'Inter. Addirittura piange, sembra piangere in panchina Frederic Massara, ma cosa c'è da commuoversi? Non è nemmeno lontanamente un gol che assomiglia a un gol scudetto. Chissà cosa ha in mente, chissà cosa ha visto nel futuro la dirigenza rossonera. C'è una cosa che va ricordata: quella sera vengono ammoniti entrambi i centrali, Kalulu e Tomori, entrambi vanno in diffida, entrambi dovranno giocare le 3 partite successive contro Fiorentina, Verona e Atalanta con l'incubo del cartellino che potrebbe metterli fuori da una partita decisiva per la volata scudetto. Sapete quanti falli faranno in 2 Tomori e Kalulu con questa spada di Damocle addosso della diffida? 0, 0 Tomori, 0 Kalulu, e il Milan comunque avrà la miglior difesa del girone di ritorno. 3 giorni dopo, alle 18:15, Bologna-Inter inizia come peggio non potrebbe per i tifosi del Milan, ovvero vantaggio di Perisic dopo 3 minuti e poi gara apparentemente in discesa. Eppure l'Inter quest'anno ci ha abituato a qualche piccola eclissi. Ricordate il derby, ricordate per esempio il finale di Lazio-Inter, gara controllata e poi 3 gol in mezz'ora, Lazio 3, Inter 1. O anche i punti persi nel finale contro la Juventus con il rigore di Dybala, o anche il blackout col Napoli all'annata che stava per costare 2 punti che sembravano blindati. Insomma, l'Inter ha ogni tanto questi appannamenti, questi improvvisi blackout. Pareggia il Bologna, secondo tempo di totale stasi, finché ci pensa l'altro secondo portiere rumeno, che non è Tataruciano ma Ionu Tradu, che si butta la palla in porta da solo, gol di Sansone, 2-1. Non ci può credere nessuno. L'Inter è sotto shock e qualcuno dall'altra parte dello schermo, qualcuno che sta guardando la partita in TV, ha un'intuizione, un'illuminazione. Passano 2 minuti, non di più, dal fischio finale di Bologna-Inter e Davide Calabria pubblica su Instagram una story senza parole, senza didascalie, senza messaggi, senza frasi, una sola foto, una foto di Kobe Bryant, conferenza stampa post gara 2 delle Finals NBA 2008 contro Orlando, Lakers 2, Orlando 0, si vince a 4. Un giornalista chiede a Bryant come mai sia così serio, come mai questa espressione da sfinge, in fondo state vincendo 2-0, dovresti essere un po' contento per quello che avete fatto. No, dice Bryant, il lavoro non è finito. Job's not finished. Job finished? I don't think so. Okay. Questo è il messaggio che qualche settimana dopo Stefano Pioli racconterà in conferenza stampa, che nasce nello spogliatoio del Milan e si sedimenta e cresce e germoglia da quel Bologna-Inter, e da lì che il Milan capisce che si può creare qualcosa di buono. Lì il Milan è primo in classifica, mancano 4 giornate alla fine. Fiorentina, Verona, Atalanta, Sassuolo, bastano 10 punti per vincere lo scudetto. La fine è nota, il 22 maggio 2022 il Milan vince 3-0 a Sassuolo con Serie Emilia, con doppietta di Giroud e gol di Kessié, e vince per la 19ª volta lo scudetto e per la 19ª volta è campione d'Italia, proprio come l'Inter, 19 pari, sarà bellissima la sfida l'anno prossimo per capire chi arriverà a 20, se qualcuno naturalmente ci arriverà tra le due squadre. Il Milan ha vinto per tante cose, per spirito di gruppo, avete visto quante persone diverse abbiamo citato in questi pochi minuti, da Tataruciano a Maignan, a Tonali, a Rebic, Ibrahimovic, Kalulu, Tomori, eccetera eccetera. Ne abbiamo lasciati fuori anche parecchi, per esempio abbiamo lasciato fuori Bennacer, decisivo a Cagliari, abbiamo lasciato fuori una giocata straordinaria di Olivier Giroud a Napoli, quando fa un passo indietro rispetto a Koulibaly per rimanere in gioco ed essere in posizione regolare quando Calabria mette in mezzo quel pallone che poi proprio Giroud, allungandosi, metterà in rete per il gol decisivo in Napoli-Milan. Abbiamo lasciato fuori, non so, Messias, storia incredibile la sua e non c'è bisogno nemmeno di raccontarla per l'ennesima volta. Abbiamo lasciato fuori Krunic, decisivo nelle ultime giornate di Pioli. Abbiamo lasciato fuori Florenzi, uno dei collanti dello spogliatoio, Theo Hernandez, che segna un gol epocale, il più bello forse della storia del Milan per importanza rapportata alla bellezza. Forse regge il confronto soltanto, non so, Savicevic con il Barcellona o Kakà a Old Trafford. Ed è lo scudetto di Stefano Pioli, l'uomo che ha tenuto in piedi, che ha tenuto insieme
tutto questo, ma è anche sopra di lui lo scudetto di un uomo che è tornato al Milan per riaprire il libro delle favole, se ci passate la retorica. C'era una volta il Milan, abbiamo detto all'inizio, c'è ancora il Milan. Paolo Maldini è come quei film di Sergio Leone, c'era una volta appunto il West, mettiamo, in cui c'è questa colonna sonora di Ennio Morricone che avvolge tutto lo spazio, supera il tempo, supera le epoche, ci parla all'anima, racconta una storia universale che tutto il mondo potrebbe capire. È la stessa colonna sonora che hanno messo a Salerno lo stesso giorno di Sassuolo Milan per incoraggiare la squadra a centrare una salvezza miracolosa. C'era una volta il Milan. Paolo Maldini è quella musica che consente al Milan di rimettersi a lavorare, di tornare finalmente a lavorare.